stiamo lavorando insieme con il centrodestra perché si possa presentare un candidato sindaco e una proposta di governo alternativa al governo Sala. Ci stiamo lavorando, l'indicazione è quella di andare insieme a individuare possibilmente un candidato civico e in queste settimane ci lavoreremo tutti insieme. La cosa importante è l'unità della coalizione, perché anche su Milano siamo coscienti che si può e si deve, si vuole cambiare, la città vuole cambiare, ma ci sarà una bella competizione con Sala, ma il centrodestra deve non solo presentarsi unito, ma capace di presentare una proposta alternativa di governo che per esempio riparta dalle periferie della città e riparta, a proposito di quegli anni, da una manutenzione, da un'attenzione alle piccole cose che ci sembra sia dimenticata. C'è stato il passo avanti di Razzia dal Polo il primo gennaio, è un nome spendibile, davvero spendibile per il centrodestra? Devo dire, ne parleremo, cioè, ho visto tanti nomi, certamente c'è anche il suo, quindi vedremo insieme di trovare il candidato migliore. Decisioni non abbiamo ancora prese, ci sarà nelle prossime giorni, nelle prossime settimane, come ci siamo dati come coalizione di centrodestra, anche a, tra virgolette, allargata, non solo a Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Mi sembra che Matteo Salvini abbia capito che è importante coinvolgere tutti, anche noi con Milano Popolare e noi con l'Italia, e quindi parteciperemo insieme alla scelta, lo decideremo insieme. Non mi sembra ci siano state ancora prese decisioni, ci sono tante persone sul tavolo. Ma si decide a Roma o a Milano il candidato sindaco al centro? Beh, io, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, siamo milanesi doc e abbiamo ancora Milano. Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, che è un altro pezzo importante, stiamo parlando di persone che sono protagoniste della coalizione del centrodestra, ovviamente fratello Ignazio insieme a Giorgia Meloni, quindi si parte da Milano, ma non può che essere una decisione per il rilievo che ha Milano, anche su, è chiaro, sulla sfida nazionale, non può che essere una decisione condivisa sul livello nazionale. Quello che mi sembra su cui si stia lavorando bene, che non è un problema di a chi spetta il sindaco di Milano, ma chi meglio può rappresentare e mettere in campo Milano, Roma, Napoli, Torino, si è già individuato un candidato, chi meglio può dare questa prospettiva.